Op-art è un termine che deriva dall'inglese out of place artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi Op-art. Parliamo di Georges Gellet, ex architetto, archeologo dilettante, che nel marzo 2022 ha rilasciato alcune interviste sostenendo di aver scoperto una città al largo dello stato della Louisiana. L'ha chiamata Crescentis. Prima di liquidare tutta la faccenda come l'ennesima trovata del visionario di turno, parliamo un po' di Georges Gellet, un distinto signore che ha passato la settantina e che ha esercitato in passato la professione di architetto. Tutto ebbe inizio nel 1974. Gellet venne a sapere di alcune anomalie che si verificavano nel Golfo del Messico, al largo delle coste della Louisiana. Là, sul fondo dell'acqua, c'erano dei massi di granito, la cui presenza non era facile da spiegare. Il granito, infatti, non si trova in Louisiana. A questo si aggiungono i racconti dei pescatori locali. Questi sostenevano che, arrivando ad un certo punto del mare, i loro strumenti di bordo iniziavano ad impazzire e le bussole non segnavano più il nord. Insomma, si registravano fenomeni strani, proprio come nel triangolo delle Bermuda. Gellet si incuriosì e iniziò a promuovere, con i suoi soldi, una serie di spedizioni subacquee che si sono susseguite fino ai giorni nostri. Alla fine, il conto arriva a più di 40 ed hanno portato ad alcune scoperte sicuramente interessanti. Gellet ha trovato grossi blocchi di granito di varie dimensioni. Alcuni di quelli che ha riportato a galla hanno inequivocabile fattura umana. Ma visto che il granito non è una pietra della zona, è fuori discussione che quei blocchi siano stati messi lì da qualcuno. Anche i pescatori di gamberi per decenni hanno tirato nelle loro reti tali blocchi. L'ex architetto ha anche mappato la zona con sonar e scandagli, giungendo ad alcune conclusioni, da prima timide e poi sempre più audaci. In un'intervista che risale al 2011, Gellet appariva molto possibilista. Diceva di aver trovato il granito, di averne trovato una notevole quantità mucchiata accanto alle isole Chandelor, che sono disabitate e si trovano davanti alla costa di New Orleans, a circa 80 chilometri. La quantità di granito rinvenuta era notevole. Il mucchio arrivava ad oltre 4 metri di altezza. Il lato maggiore misurava oltre 200 metri e quello minore circa 60. Le ipotesi che all'epoca avanzava l'archeologo dilettante erano svariate e restano ancora tutte sul piatto. La prima dice che quel granito venisse scaricato come materiale di zavorra dalle navi in avvicinamento per sgravare il loro peso. Oppure quel sito poteva essere stato usato come discarica per materiali da costruzione non più utili. Ancora, poteva trattarsi dei resti di una barriera subacquea, la cui erezione non era mai stata ultimata. L'ultima ipotesi, la più folle,
prevedeva che quei resti potessero risalire a 12.000 anni prima, quando le isole Chandler non erano isole, ma facevano parte delle terre emerse. Già all'epoca però era chiara quale fosse la posizione di Gelée, che al contempo diceva di rimettersi all'opinione degli archeologi professionisti. Il suo interesse per quel sito sottomarino era nato ancora prima del 1974, già negli anni 60, quando aveva iniziato ad appassionarsi alle antiche civiltà. Si era detto: se abbiamo prove dell'esistenza di antiche civiltà in Messico, perché non anche in Louisiana? Se gli altri studiosi liquidarono rapidamente la faccenda, lui non lo fece. Le immersioni si susseguirono alle immersioni. Gelée ha continuato ad esplorare il sito in cui si ammucchiavano grossi blocchi di granito e in cui le navi perdono la bussola. Nel marzo del 2022 ha infine rilasciato un'altra intervista in cui abbandona ogni timidezza e dichiara in modo deciso e convinto quanto crede di aver scoperto. Quei blocchi non sono solo ammucchiati, non sono zavorra buttata dalle navi, né resti di altro tipo. Risalgono davvero a 12.000 anni fa e sono quello che resta di una grande piramide non dissimile da quelle che troviamo a Giza in Egitto. Gelée ha chiamato il sito Crescentis e a suo parere là sotto ci sono molti edifici nascosti sotto la sabbia e il limo. La piramide è la parte centrale e sarebbe da questa costruzione che deriverebbero le anomalie elettromagnetiche che causano problemi ai naviganti. Il suo studio è pieno di mappe, di scandagli, di tutti i documenti che ha ricavato dalle sue immersioni. Ha mostrato anche alcuni dei blocchi riportati in superficie. Secondo lui è chiaro che sono resti di costruzioni, tanto che si vede addirittura una grondaia. Costruzioni erette prima che il livello dell'acqua salisse drasticamente, alla fine dell'ultima era glaciale. Erette probabilmente da una civiltà più antica di quelle dei Maya, Inca e Azzechi, che proliferarono nei territori limitrofi. Gelée dice che, con gli strumenti moderni, non dovrebbe essere difficile provare le sue deduzioni. Lui si è autofinanziato in tutti questi anni, ben 50 anni di immersioni, esplorazioni e studi. Adesso chiede aiuto alle autorità e anche alla gente comune tramite donazioni. Georges Gelée afferma semplicemente: «Voglio solo la verità», ma le autorità non hanno interesse a proseguire quella ricerca che lo ha impegnato praticamente per l'intero arco della sua vita. Già negli anni 80, uno studio promosso da Texas A&M ha concluso che il granito rinvenuto sotto le acque della baia di New Orleans non è altro che il materiale di risulta scaricato dalle navi spagnole e francesi prima di avvicinarsi alle secche e a fondali più bassi. Secondo invece il professore di archeologia Rob Mann, non c'è alcunché di misterioso in quegli scarti di pietra, visto che negli anni 40 si iniziò a costruire una barriera corallina artificiale, ma senza successo. Secondo Mann non servono altre missioni subacquee, basta cercare negli archivi per trovare quella verità invocata da Gelée. In altre parole, non c'è nessuno che abbia interesse o voglia nel proseguire il lavoro dell'ex architetto, che dalla sua parte sembra avere solo i pescatori di gamberi. Il pescatore Ricky Robin, intervistato dall'emittente WWL TV, ha detto che sono anni che lui e i suoi colleghi si trovano a combattere contro le anomalie elettromagnetiche quando si trovano a navigare nei pressi della piramide subacquea di Crescentis. Secondo lui, che ha accompagnato diverse volte Gelée nelle sue spedizioni, anche le pietre pescate a volte vengono dalla piramide, dalla punta per l'esattezza. La piramide, secondo i calcoli di Gelée, dovrebbe essere alta poco meno di 90 metri. Quello che sostiene è che si tratti di una costruzione umana, non solo di un mucchio di pietre messe lì a casaccio. Tutto quello che so è che qualcuno, 12.000 anni fa, ha costruito una città qui, a Chandler. Non so se viaggiavano a bordo di un UFO, quello che so per certo è che hanno lasciato un mucchio di pietre in granito e che sono tutte là fuori. Quelle pietre però sono sepolte sotto quasi 100 metri di sabbia, limo e detriti e riportarle alla luce non è impresa da poco.
Gelé, nel suo sito ufficiale, promuove una raccolta fondi per Crescentis perché è convinto che la verità è là fuori e a 70 anni suonati non ha perso la voglia di cercarla. Però quei massi di granito sono davvero dove dice che siano e non dovrebbero semplicemente essere lì. Accade spesso che scoperte straordinarie, tali da lasciare a bocca aperta studiosi e archeologi, vengano fatte per puro caso. Accade anche però che scoperte che potrebbero essere rivoluzionarie vengano poi lasciate lì, a languire, senza approfondimenti o, peggio ancora, negandone l'importanza. Questo potrebbe forse essere il caso delle piramidi di Rock Lake. Rock Lake si trova in America, nello stato del Wisconsin. A partire della prima metà dell'Ottocento, sono tanti coloro che affermano che sul fondo del lago ci sono delle piramidi, forse due, forse anche di più. Cosa c'è di vero? Tutto ha origine da alcune narrazioni popolari degli indigeni del posto. Rock Lake si trova nella contea di Jefferson, non distante dalla città di Madison, nello stato del Wisconsin. Qui vive ancora una tribù di indigeni Winnebago, detti anche Ho-Chunk. Sono i Winnebago che parlavano fin dal 1830 di un villaggio fatto di tipi di roccia, sommerso in fondo al lago. I tipi sono le tipiche tende indiane fatte a cono, che terminano a punta. Diciamo che questa forma è anche assimilabile a quella di una piramide. Secondo le leggende del Winnebago, un tempo i loro antenati avevano costruito quelle tende di pietra per chiedere agli dei di terminare una terribile siccità. Gli dei avevano risposto inondando la vallata e le piramidi di Rock Lake erano finite in fondo al lago, dove ancora si trovano. Questo non è che un racconto, ma poi ebbero inizio gli avvistamenti. Molti cacciatori di anatre che si avventuravano sulle acque del lago iniziarono a dire di vedere qualcosa, delle forme definite sotto il movimento delle onde. Difficile dire cosa fosse, visto che il lago è ricco di alghe e che le acque sono spesso torbide. Nel 1936, il primo a sorvolare lo specchio d'acqua di Rock Lake fu il dottor Morgan Fayette. Questi, che di mestiere faceva il dentista, ma aveva anche fatto l'aviatore, sorvolò Rock Lake con un biplano. Al suo ritorno, disse di aver visto con chiarezza due forme rettangolari all'incirca al centro del lago. Volava a circa 150 metri di altitudine e la cabina di pilotaggio era aperta. Il dottor Fayette tornò sul posto con una videocamera per dare delle prove, ma al suo ritorno la luce era cambiata e non riuscì a rintracciare il punto esatto. Nel 1937, Max Knoll, che è stato uno dei primi sub della storia, decise di immergersi nelle acque di Rock Lake per verificare di persona se le storie dei Winnebago avessero un fondo di verità. Una volta riemerso, disse di aver visto una struttura a forma di cono rovesciato. Secondo lui, poteva avere un'altezza di circa 9 metri. Le piramidi di Rock Lake cominciavano ad assumere sempre meno i contorni di una favola e sempre più quelli di una realtà concreta. Da quel momento vennero organizzate molte altre spedizioni esplorative, sia sott'acqua che nel cielo. Nel 1940 il pilota Armand Vendre e il suo copilota Elmer Wallin riportarono alcune notizie elettrizzanti.
abbassandosi con il loro velivolo all'estremità sud di Rock Lake, dissero di aver visto chiaramente una struttura piramidale ad appena 6 metri sotto la superficie. Dissero anche di aver visto due forme circolari verso la sommità della struttura. Altre immersioni e soprattutto scandagli con il sonar, che si sono susseguiti fino ai primi anni del 2000, hanno descritto una situazione ancora più stupefacente. Sembra che le piramidi di Rock Lake siano numerose, almeno 10. La più famosa è stata chiamata Piramide Limnatis ed è tronca. Ha la base larga poco meno di 20 metri, lunga 30 metri e alta poco più di 5 metri. La sua struttura è composta da massi scuri, per lo più di forma tonda, che però diventano quadrati verso la sommità. A pochi chilometri da Rock Lake, sempre nello stato del Wisconsin, si trova l'Aztlan State Park. Questo sito archeologico si compone per la maggior parte dei cosiddetti mounds, alti tumuli a forma di piramide tronca che assomigliano molto alla piramide Limnatis. Così ci sono commentatori come Lloyd Hornbostel, un geologo, che hanno pensato di intravedere un legame tra le strutture di Aztlan e le piramidi di Rock Lake sommerse dalle acque. La cosa più curiosa che riguarda la civiltà che costruì Aztlan è che è caratterizzata anche dalla presenza di imponenti mura e che essa svanì in modo repentino intorno al XIV secolo. Gli abitanti di Aztlan diedero fuoco alla città e si dispersero per sopravvivere solo nei ricordi dei racconti dei Winnebago. Possibile che fossero stati loro a costruire anche quelle piramidi che poi, per qualche motivo, erano finite sotto il livello delle acque? Molti credono di sì e che tutta la storia abbia anche a che fare con Atlantide. Lo scrittore Frank Joseph ha dedicato alcuni dei suoi libri ad indagare il legame che potrebbe esistere tra le civiltà vissute nel Nord America e i profughi del continente di Atlantide. Forse le piramidi sommerse di Rock Lake sono antichissime e possono essere state costruite quando ancora il continente esisteva e potrebbero far parte del complesso reticolo mondiale di piramidi che vengono attraversate dalle Ley Lines. Secondo l'archeologo Bob Birmingham, in una dichiarazione rilasciata nel 2015 al Wisconsin State Journal, tutte le teorie sulle piramidi di Rock Lake sono solo sciocchezze. Quelle strutture non sono altro che ammassi di pietra lasciati dai ghiacciai. Secondo i più scettici, tutta la storia è stata strumentalizzata per portare un po' di turismo a Lake Mills, la cittadina che sorge sulle rive di Rock Lake. In effetti, prove secondo cui quelle strutture sommerse non siano formazioni naturali, ma siano piuttosto costruzioni umane, non se ne sono trovate. Ogni volta il dilemma però resta lo stesso. Si tratterà davvero di strutture costruite dall'uomo o piuttosto sono solo conformazioni rocciose del tutto naturali dalle forme curiose? Verificare non è impossibile, ma nemmeno facile, per un motivo assai semplice. Servirebbero copiosi finanziamenti che nessuno sembra interessato a dare. Pare che i soldi servano sempre ad altro e che la ricerca delle origini dell'uomo, in fondo, interessi a pochi.